italiano, la Corte di Assise, visti gli articoli di legge in epigrafe, 81, 577 del nuovo codice penale, 533 e 535 codice procedura penale, dichiara Poggioli Daniela colpevole dei delitti a lei ascritti e esclusa l'aggravante dei motivi abietti, riuniti reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di omicidio volontario quindi aggravato, condanna Poggioli Daniela alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle per il proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Visti gli articoli 538 seguenti codice procedura penale, condanna Poggioli Daniela al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per rifugiarsi nella competente sede civile, liquidando in favore di Alci Emanuele e Alci Viviano una provvisionale di 150.000 euro ciascuno. Visto l'articolo 541 codice procedura penale, condanna Poggioli Daniela alla rifugione delle spese processuali sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi 20.000 euro ciascuno in favore di Alci Emanuele e Alci Viviano e 15.000 euro ciascuno in favore dell'azienda ASL della Romagna e del collegio Impalsi della provincia di Ravenna, contrarie citiamo in legge. Visti gli articoli 28 e seguenti codice penale, dichiara Poggioli Daniela interdetto in perpetuo dei pubblici uffici. Visto l'articolo 32 codice penale, dichiara Poggioli Daniela in stato di interdizione legale durante la pena. Visto l'articolo 262 codice procedura penale, dispone il sequestro della restituzione a Poggioli Daniela di quanto resi sequestrati data 11 aprile e 3 aprile 2014, nonché il sequestro della restituzione dei container all'avente diritto. Visto l'articolo 240 codice penale, dispone la confisca di quant'altro il sequestro. Visto l'articolo 304, comma primo, lettera C, codice procedura penale, dichiara sospesi i termini di custodia cautelare durante i termini del deposito della motivazione. Visto l'articolo 544,3 codice procedura penale, indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza. L'udienza è tolta. Thank you.